nominato tantissimo, soprattutto sono state nominate due cose, due frasi, insomma, quella all'inizio della relazione e poi il concetto di vision, che in qualche modo significa il fra io e tu. Però Huber è molto di più. Se andiamo a vedere un po' tutti i testi, il principale è io e tu, ma insomma ce ne stanno tanti e molto profondi. Vediamo che i temi che vanno poi a legarsi a elementi psicopatologici, di interesse psichiatrico e psicologico, sono moltissimi. È strano che poi Huber nei fatti abbia solo avuto un contatto con Jung e non abbia mai, non sia mai interessato direttamente ai fatti psichiatrici. Però nei suoi testi, ecco, appaiono più parti e richiami molto interessanti. Quindi inizierò a parlare del Huber dell'intersoggettività, cercando un po' di chiarire cosa intende per questo concetto. Poi non potrò non parlare di Levinas e del voto dell'altro, anche Levinas è stato molto nominato in questi giorni, ovvero estremamente complesso. E poi parlerò di Huber, l'analisi in psichiatria, l'intersoggettività dello psicologico, colpa e relazione, insomma, valoroso, perché sennò visto che non ho più tempo per parlare, quindi vediamoci. Allora, partiamo da questa frase, all'inizio della relazione. Credo che tutti abbiano avuto la fortuna di vedere quell'immagine durante l'intervento del professor Gallese dei due gemellini che interagiscono l'uno con l'altro. Allora, è un'immagine che colpisce e ci fa capire di cosa vuol dire all'inizio della relazione. Cioè la relazione è il primo passaggio, la relazione di YouTube è il primo elemento che si pone nella storia di una persona. Se ci spostiamo in questo contenuto di Franz Rosenberg, con cui Huber ha avuto molti scambi, ha tradotto insieme la Bibbia in tedesco, ma cosa è andato a vedere Rosenberg? Perché il linguaggio dei primitivi, ad esempio, in cui magari diciamo primitivi, non credo io, delle etnie, diciamo, con delle caratteristiche specifiche, e non hanno il livello della relazione molto più potenziato che sono nel mondo occidentale. Tanto che il nostro saluto occidentale, che può essere insomma, in qualche modo, il nostro ciao, che poi non deriva che altro che dal benedetto veneziano, se non sbaglio, per dire sono il tuo schiavo, ciao, schiavo. Comunque sono tutti degli aspetti che non vanno tanto al culmine della relazione, ma invece se noi andiamo a vedere saluti in altre popolazioni, che sono molto più dirette, ad esempio tra i cafi. Il saluto è ti vedo, addirittura fa sorridere uno dei mongoli, annusami. Ecco, vedete quanto la parte relazionale è più presente in civiltà, dove la parte del rapporto io-tu è molto più presente. Ma andiamo un po' nello specifico. Allora, secondo Huber il mondo è duplice, cioè che l'uomo si può disporre di fronte alle situazioni in due modi diversi, chiamate appunto con due parole base, l'io-tu e l'io-esso. L'io tu l'abbiamo già visto, ma adesso non parliamo più nello specifico, ma intanto chiediamo cos'è l'io esso. L'io esso finisce per coincidere con l'esperienza, concepita come l'ambito dei rapporti impersonali, strumentali e superficiali con l'alterità, sia che sia umana, sia che extraumana, oggetti, animali, eccetera. È un po' uno schema dualistico che corrisponde almeno in parte a quello di Marcel tra essere e avere, che presuppone che l'io dell'io esso sia l'individuo, mentre quando parliamo di persona abbiamo a che fare con il rapporto io-tu. Con la precisazione però che nessun uomo è pura persona, e quindi puro rapporto io-tu, e nessun uomo è pura individualità. Quindi siamo sempre in un io un po' dalla duplice volta. Quindi la dimensione dell'io esso è la dimensione superficiale del possesso e dell'avere, ma invece la dimensione dell'io-tu è la coesione più intima che ha a che fare col dialogo e con l'essere. L'io tu corrisponde all'essere, l'io esso all'avere. Quindi, sicuramente possiamo dire tante cose rispetto a questo. Il dato di fatto è che senza l'esso l'uomo non può vivere, quindi non possiamo vivere senza relazioni personali, con oggetti, con persone anche, ma colui che vive solo con l'esso, per Huber non è l'uomo, cioè l'io tu che fa l'essere umano. Quindi Huber ci dice anche che chi dice tu non ha mai un qualcosa, non ha niente in mano, ma sta nella relazione, è proprio per questo essere umano.
si dice anche che la relazione col tu è immediata, è predecessiva, è il primo passaggio, è lì che all'inizio sta la relazione. E poi che tra l'io e tu non c'è alcun fine, non c'è cupidigia, e ogni mezzo diventa impedimento al rapporto io e tu. Solo quando ogni strumento è eliminato, quindi quando ogni relazione io e esso viene messa da parte, allora avviene l'incontro dell'uomo. Poi a questo punto Buber parla dell'uomo come creatore libero, e qui si allacciamo tutto al discorso del giorno, perché la gran parte della produzione di Buber, qua non è tanto filosofica, ma ha a che fare poi con tutta la descrizione del sapere sciassitico e a che fare con l'interpretazione della vita. Ma Buber ci dice che l'uomo è il più grande creatore libero. Fondamentalmente non fa altro nel suo quotidiano di creare degli oggetti che poi va a idolatrare. E qui vediamo la famosa scena dei 10 comandamenti, no? E quindi noi non facciamo altro, secondo voi, perché diciamo idolatrare il livello dell'io esso e non entrare in relazione. Questo è il problema dell'uomo, che poi è anche il titolo di un'opera del libro. Tutto questo porta poi alla dimensione religiosa. Tutto questo discorso di Buber arriva poi a una direttiva finale, secondo la quale l'incontro tra tutti gli io-tu, le linee si vanno a intersecare verso un io-tu infinito, in qualche modo che poi è il rapporto con Dio e quindi ha a che fare con la religiosità. Ma prima di chiedere, vi faccio un attimo vedere una cosa, perché sennò così cerchiamo anche un po' di spostarci su un'altra dimensione. E questo siamo su un livello molto diverso, stiamo nel campo di un film che però rappresenta molto bene questa dimensione della mancanza del rapporto io tu, di quanto è necessario l'essere umano. È un film, non so se qualcuno lo ricorda, con un grande Tom Hanks, Castaway, in cui il protagonista viene abbandonato su un'isola deserta con delle valigie che si porta presso dopo una tempesta. Si trova isolato in quest'isola e sente il bisogno della relazione in qualche modo, no? Si rende conto che non può campare senza relazione. E per fare questo cosa fa? Disegna fra quello che era emerso da questa valigia, c'era un pallone da volleyball, perché lui disegna la faccia di un essere umano, ci disegna gli occhi e la bocca, e quindi lui ci inizia a parlare tutti i giorni e a entrare in relazione. Una relazione io tu. Che succede? Poi lui prova a fare una traversata in mezzo al mare per cercare di trovare qualche altra isola, e cosa avviene? Che sfortunatamente, e questo è il filmato, e mentre lui dopo una tempesta in mezzo al mare sta per, vedete l'immagine di questa palla che lui aveva disegnato, l'aveva appesa nella sua barca utilizzata per avventurarsi in mezzo al mare, e vedete che poi sfortunatamente accade che lui perde questa palla, che sfortunatamente
Stafford. Quello che vorrei dire è che di fronte alla possibilità di vendere Wilson, che era questo tu creato, così su misura, in qualche modo, fa di tutto tanto che da lasciare la corda e avventurarsi fino a rischio di perdere la propria vita. È un film che poi Wilson ritorna varie volte, molto stimolante, ma ecco, io l'ho fatto perché credo che possa essere un esempio possibile di come ci si mette alle volte di fronte, di quanto questo sia necessario. Torniamo a un altro tema complesso, che è quello di Devin Hassel. Devin Hassel è un altro estremamente complesso. Io quando leggo qualcosa di Devin Hassel lo leggo almeno tre volte perché capisci qualche cosa. E volevo però riportare un attimo questa parte della violenza del volto, perché tanti lo citano, per esempio Cagliari a me lo citava sempre, Devin Hassel, la violenza del volto, io non ho mai capito cosa volesse dire. Andando poi a, perché lui ovviamente queste cose le sa e da ascoltare, ma quello che dice Devin Hassel è estremamente profondo. Devin Hassel ci dice che la prossimità dell'altro sta nella significanza del volto, queste sono proprio le parole di Devin Hassel. Al di là delle forme plastiche, quindi dell'apparenza, di come del trucco di quant'altro, che non cessano di coprirlo con una maschera. Incessantemente il volto buca queste forme, va al di là dell'apparenza. Quindi prima di qualsiasi espressione particolare è nudità, esposizione estrema, senza difesa, come un tiro a bruciapelo, qui la violenza del volto, la violenza del volto in difeso dell'altro. Quindi è il volto che nella sua rettitudine di mettersi di fronte a noi ci pone di fronte all'esposizione proprio alla morte invisibile dell'altro. Quindi volto con espressione di senza difesa, di nudità, che non significa altro che la morte dell'altro. E quindi questo essere in faccia al mondo nella sua espressione, quindi nella sua espressione di morte, mi assegna, mi domanda, mi reclama, come se mi facesse una domanda. Adesso tu cosa fai di fronte all'espressione della morte, di fronte al volto nudo dell'altro? E quindi di fronte a questo richiamo, quindi alla responsabilità tramite un volto che mi reclama, che mi fa una domanda, quindi il mio ordine deve restare indifferente. Quindi è questa messa in questione che l'altro diventa prossimo, quindi diventa richiamo all'intersoggettività, qua proprio la violenza del tutto, che ci impone una scelta decisa. E poi ovviamente questa scelta è il fondamento dell'etica. Per le minacce di fronte al volto ci si pone in dubbio se il da del mio design non è già l'usurpazione del posto di qualcuno, cioè se il nostro esserci nella parte del cibo sia già uno spazio occupato. Quindi il conatus essentis di Spinoza, che è la nostra voglia di affermarci, di essere in qualche modo, è messo in questione di fronte alla violenza della domanda imposta dal volto dell'altro. Ok, vi ho parlato di Levinas, che adesso fra breve lo riprendiamo, ma ci vediamo un po' da una parte all'altra, spero di essere veramente chiaro. Ma andiamo a vedere un altro piccolo punto rispetto a Buber. Buber è la diagnosi in psichiatria. Allora, leggete questa frase, questa breve frase di Buber, ci dice che come la melodia non è un insieme di suoni, il verso non è un insieme di parole, la statua non è un insieme di linee, l'uomo a cui dico tu non può essere considerato separatamente per il colore dei capelli, il tono del suo discorso, la gradazione della sua volontà. Credo che non ho bisogno di commentare e dire che sicuramente se applichiamo questi concetti alla nostra non psicologia ma psichiatria clinica attuale, vediamo quanti limiti ci stanno nel nostro modo di conoscere l'altro, quanto è più importante guardare la persona presa in toto come persona. Ecco che andiamo a riprendere le minacce che dicevamo prima. Allora, Google ci dice che la relazione con il tu è immediata. E Levinas ci dice che di fronte al volto dell'altro riceve una chiamata verso la relazione. Allora, cosa succede nell'intersoggettività esposta da questi due autori nella psicosi, nell'esordio psicotico, nella schizofrenia? Secondo l'idea che mi sono fatto, è come se ci fosse una frattura del rapporto io tu. In questi giorni si è parlato molto del termine faglia, che secondo me veramente rende in maniera eccezionale. Si crea una faglia psicotica, non so se viene prima la faglia psicotica o la rottura del rapporto di YouTube, insomma, credo che nessuno sia in grado di dirlo. Fatto sta
che questa rottura crea due tipi di risposte, un po' sono due dei quattro punti di cui ho parlato anche questa mattina, se vi ricordate, del disturbo della sintonizzazione rispetto all'altro. La nostra risposta di fronte alla rottura del rapporto io-tu, di fronte al voto dell'altro che ci pone la domanda, può essere di due tipi la risposta dello psicologo. Da una parte la reazione di sospetto, di paranoia, di invasività, e l'altro che diventa minaccia. Dall'altra parte invece la sensazione di iposintonizzazione, cioè lo stupore, la paura, il rimanere bloccato di fronte al voto dell'altro. Quanto riguarda il primo aspetto, quello del sospetto, della paranoia e dell'invasività, vediamo come l'esposizione al mondo ostile degli sguardi e degli orecchi altrui diventa quella che Jean-Luc Nancy definisce come esposizione, proprio dal termine pelle, quindi per indicare quanto l'esposizione sia un evento che coinvolge interamente l'individuo e lo apre cardinalmente al mondo e ne coinvolge tutto l'essere, come un'invasione della sfera. Lying, sulla stessa frase, ci dice come nessuno si sente esposto e vulnerabile allo sguardo di un'altra persona più dello stesso tempo. E siccome è con il corpo che noi ci esprimiamo, ecco, ci intuisce perché e lo schizofrenico diventa quasi indifeso, quindi un fatto che dirige la sua, quella che si vedrà, definisce la fortezza vuota, un corpo senza difesa che viene invaso dallo schizofrenico. Quindi non si è più capace di vivere le proprie azioni, la propria corporeità viene a collassare e il proprio progetto diviene l'azione dell'altro. I gradi di tale intrudere dell'altro sono molto diversi, fino a poi arrivare addirittura a casi estremi, il livello di possessione, il tornamento totale della dimensione coesistentiva. Quindi la fenomenologia dell'essere guardato, la struttura paranoica del titolo del titolo di riferimento, vede proprio l'ingerimento e la guardazione nel cogliere il fatto di essere guardato. Questa è un'espressione di Gallieri. Mentre l'ultima espressione citata è quella di Sartre, poco fa appunto era stata nominata l'inferno senza le voci. Quindi l'interrelazione non è più il fatto fondamentale dell'esistenza umana dello schizofrenico, al contrario il volto dell'altro diventa minaccia, diventa enigma, punto interrogativo, enigma da risolvere o da cui fuggire verso la realtà delinante come l'organizzazione, no? Quindi la passività del corpo proprio, del proprio corpo agli altri, diventa l'unica possibilità di recepire l'altro, cioè se non posso entrare in relazione con l'altro non posso fare altro che essere passivo e quindi l'altro mi viene persecutore del vantaggio, carnefice, raffinato e crudele. E quello che diventa difficile per il delirante è anche il rifugio nell'anonimato, cioè tutti sanno di lui, tutti lo controllano, lo indicano, lo spiano, lo comandano, gli prendono la personalità. E è la vera e propria crisi dell'intersoggettività che poi cartellamente diventa radicale e non offre più scampo. Cambiamo argomento, passiamo ad un altro argomento di cui parla Buber, che qua è interessantissimo, lui dedica addirittura uno scritto intero alla relazione tra allievi e maestri. Dice come deve essere un maestro, perché è un tema anche qua interessante. Io ho avuto la fortuna di avere tanti maestri e tanti maestri con cui ho condiviso tante cose, non soltanto un maestro che mi insegnasse una cosa piuttosto che un'altra. E quello che dice pure è che il maestro non deve conoscere il suo allievo come somma di qualità, desiderio, intenzione, ma deve diventare consapevole di lui come di una totalità. E quindi in questa totalità confermarlo. Solo questa è la maniera di far crescere la persona con cui il maestro entra in relazione. E per fare questo serve la ricomprensione, che a me non sembra troppo difficile a una parte del processo dell'empatia della Steiner. Quindi ecco, questo sia sicuramente un punto interessante. Rogers la riprende, ma andiamo troppo oltre. Altro capitolo, Buber e la colpa esistenziale. Per Buber il senso di colpa è un segno di salute relazionale, cioè per Buber la colpa è soltanto la miccia per farci mettere in discussione, per farci capire che forse c'è qualcosa che non va nel nostro modo di porci verso l'altro. Lui parla di colpa ontologica, che poi è quella che Jaspers chiama la colpa metafisica. Passiamo nel 48, andiamo dal periodo delle persecuzioni, Buber fu costretto a trasferirsi in Palestina, c'è tutta una storia lunga rispetto a questo. Quindi, per Buber,
bisogna permettere al colpevole di accedere allo stato della consapevolezza della colpa. Questo è il primo passaggio. Qua Buber indica proprio dal punto di vista terapeutico, secondo lui, quando quali sono le strade da seguire per andare in qualche modo a curare la colpa percepita dalla persona. Per Buber sono necessarie tre fasi: quella dell'autoschieramento, quella della perseveranza e quella del ristabilimento. La più importante è quella dell'autoschieramento, in cui il soggetto deve entrare a rendersi conto della colpa e in qualche modo fa chiaro a se stesso, con l'aiuto dell'altro, diciamo, per arrivare al fulcro della colpa insieme. Per fare questo qui richiama vari personaggi di Dostoevskij, che è molto interessante, ma molto anche vicino a quei nostri temi psicologici. E rispetto alla colpa, che ci dice Buber? Dice, vabbè, noi partiamo dal conoscere te stesso, quindi cercare di capire cosa io, quali sono le mie istanze interne, per arrivare a diventa chi sei, diciamo, di autoaffermazione. E poi, mettendo un po' in discussione questi due aspetti, per Buber, quindi partendo da questa consapevolezza, l'essere umano può trasformare l'esperienza della colpa in un momento privilegiato per cogliersi sia in fondo nella relazione con se stesso, con l'essere del mondo e con l'altro. E quindi anche qua arriviamo finale poi alla dimensione etica. Questo giusto per curiosità, c'è stata una serie di letteratura riguardante la consulenza filosofica, c'è una serie di filosofi che si sono messi a fare un po' il nostro lavoro, adesso non vado neanche a criticare né a esaltare, però cosa fanno? Vanno a prendere proprio questi aspetti buberiani e vanno a utilizzare alcuni proprio strumenti. Il primo passaggio per questa consulenza filosofica è l'esame dei concetti coinvolti, con particolare attenzione alla colpa, l'aiuto del consultante a rispondere alla chiamata mediante i tre stati, che sono quello dell'autoschieramento, della perseveranza e della cura del tessuto delle relazioni. Non entriamo meglio perché andremo fuori tema, ma solo per dirvi che comunque è interessante. E è interessante perché anche chi fa queste conoscenze filosofiche, ho trovato, che cita Bormio. E quindi si dice: lo scopo finale è quello di aiutare i consultanti a considerare se stessi come parte del tessuto delle relazioni umane nel quale sono coinvolti. Bormio ci dice che la tecnica pratica della cura deve avviare una comprensione e a una illuminazione del fenomeno della colpa che vanno a cogliere al di sotto dell'esperienza composta della colpa, l'originale dell'essere colpevole della condizione umana. Ci abbiamo verso la conclusione, come l'area delle dipendenze alla sostanza, l'area in cui lavoro di più e in cui ho più esperienza. Vediamo che in questo settore a cosa si chiama? Momento in cui io entro in contatto con l'esso. Vi ricordate quanto vi ho detto nelle prime slides? L'esso non è altro che la sostanza, l'alcol. E a questo punto non ho un incontro, ma ho un'esperienza. Non possiamo parlare di incontro, non è dimensione io tu, è esperienza di un oggetto, di una cosa, di una dimensione concreta. Quindi l'esperienza è sempre un'oggettivazione di ciò che sta di fronte e che rimane sempre in superficie. Non posso parlare di relazione, ma di rapporto. Non posso parlare di incontro, ma di esperienza. Questo è il nostro studio che abbiamo fatto, e in effetti abbiamo visto, questo studio non parte da Buber, parte da altri progetti, però mi sembrava utile citarlo, perché abbiamo visto che nei nostri alcolisti la capacità empatica, e quindi in qualche modo la capacità di relazionarsi con l'altro, è fortemente ridotta nel soggetto che usa alcol. E rispetto a questo c'è un'altra invece dinamica che mi interessava sottolineare di chi usa sostanze, è che oltre a non riuscire a entrare in contatto con l'altro, l'alcolista o il tossicomane generalmente, dopo una disintossicazione, dopo che esce dal problema sostanze, non riesce più a provare piacere in tutte le attività che svolge, non fuori dell'esperienza con la sostanza, e quindi in primis non riesce a avere piacere nella relazione con l'altro, tutto perde significato all'infuori della relazione con la sostanza, e quindi la relazione io tu non esiste più. È un soggetto anedonico che non riesce più a trovare nulla che lo sfugge. Quindi Buber, non solo colui che ama, ma anche colui che odia con immediatezza e più vicino alla relazione di colui che è senza amore e senza odio. E questo è il tossicomane dopo che ha tolto la sostanza, non ha più quella reattività affettiva, ha quel piattimento affettivo che non gli consente più di risuonare come uno strumento di fronte agli eventi, sia che questi siano positivi o che siano negativi.
Noi abbiamo visto in questo studio come la dimensione della vitamina sia estremamente forte e purtroppo è alla base della ricaduta spesso nel consumo di sostanze quando è estremamente consistente. E le ultime, quest'altra diapositiva sulla temporalità nell'esperienza tossicomanica, vediamo come, questo è il principio dialogico di Buber, l'io della parola io stesso, l'io di fronte a cui non si fa presenza, e cosa c'è? Che avviene in questo momento? Che è un momento in cui c'è soltanto il passato, non si vive il presente. Quindi il mondo del destro trova le sue coordinate nello spazio e nel tempo, come l'astinenza, si vive nel tempo, l'attesa prima dell'assunzione della sostanza. A differenza delle relazioni io tu, dove il tempo e lo spazio vivono una dimensione senza tempo, vivo direttamente nel mio rapporto con il volto dell'altro, in un attimo mi si pone di fronte. Invece la dimensione del tempo nel tossicomane che si relaziona all'io stesso è estremamente centrale. Quindi ciò che è essenziale è vissuto nel presente, ciò che è oggettuale è vissuto nel passato. E questa definizione di Buber mi sembra molto pertinente rispetto proprio al mondo tossicomane. Le ultime due slide sono rispetto alla dipendenza da internet, ma diciamo a tutte le dipendenze tecnologiche, in cui l'altro, in cui le relazioni io tu, ovviamente, per forza di cose, scompare. Quindi la presenza dell'altro nel campo cibernetico non è altro che un altro mascherato, idealizzato, secondo le mie istanze, i miei bisogni, le mie aspettative. Fino a poi raggiungere in certi casi addirittura di depersonalizzazione, cioè la frattura tra io e tu è talmente forte che anche la dimensione così istintiva del io tende a perdere di significato e a disgregarsi. Quindi anche nella dipendenza da internet c'è la completa estraneità al corpo dell'altro. Quindi l'altro, derivato dalla sua concreta estensione corporea, diventa l'espressione del pensiero del soggetto che lo vive. E quindi la realizzazione di quelle celate istanze narcisistiche che nel campo, quindi nella relazione del proprio, concreta, non trovano quindi una relazione specifica. E questi soggetti noi iniziamo a vederne molti e venivo anche stimolato rispetto a questo, rispetto alla presentazione di ieri del dottor Ciamponi che ha parlato della postmodernità, di come questo sia un fenomeno ormai estremamente normale, tra virgolette, cioè crearci un altro al nostro piacimento, secondo le nostre istanze narcisistiche. E l'altro ci piace crearcelo non soltanto nel campo dell'internet addiction, ma in tutti i campi relazionali, un altro che dovremmo fosse secondo le nostre aspettative. Bene, io concludo citando giusto una cosa all'inizio della relazione, la frase di Google che abbiamo citato molto spesso, e poi due cose che mi hanno colpito in questi giorni, e intanto questa frase di Correale, secondo cui il noi è sempre una possibilità che si deve conquistare, perché noi viviamo sempre tra il polo della separatezza e della solitudine e dall'altro nel polo dell'incontro. Cioè c'è sempre esiste una diastole tra lo stare da soli, la separazione, l'individualità e l'incontro. È chiaro che non possiamo sempre vivere nell'io tu, ma alle volte stiamo nell'io esso, questo è anche necessario. No? E quindi il noi è sempre una possibilità che però ci apre a prospettive importanti ed è il parametro essenziale per farci sentire esseri umani. L'ultima frase che ci ripete Paganini, secondo cui la crisi della dimensione intersoggettiva del mondo è come una faglia da cui può originarsi il terremoto della psicosi e comunque del disagio psichico. Grazie.